Beh, all'inizio moltissima emozione, però poi, avendo visto che lui comunque era calmo, era sensibile, quindi capiva che noi comunque eravamo emozionati, poi l'emozione è passata via. La piccola Alice commenta così la singolare esperienza che ha avuto insieme ai suoi compagni delle classi quinte dell'Istituto Don Milani di Lamezia Terme, interloquire con alcuni dei ricercatori che in questo momento si trovano a bordo della Celtic Explorer nell'Oceano Atlantico, a pochi passi dall'Islanda. Qui un team dell'Università di Dublino si sta occupando di sistemare in fondo al mare dei sismometri. I piccoli studenti della Don Milani hanno partecipato a un concorso indetto dall'Ateneo e hanno così potuto scegliere il nome da dare ad un sismometro e seguiranno per 18 mesi la spedizione e la ricerca. Oltre a fare le loro ricerche anche in classe sull'argomento che viene trattato, hanno poi elaborato anche uno studio storico sul nome che hanno scelto per questo sismometro, che è Ligeia, quindi la sirena spiaggiata sulle coste di Terina, per cui siamo andati anche a ricercare nelle fonti i resti e abbiamo fatto anche un viaggio nella città. I bambini hanno posto ai ricercatori domande di ogni genere, in italiano e in inglese, ed è toccato alla piccola Maya raccontare loro la storia della sirena Ligeia. È come se il corpo era qui, ma la mente era in un altro pianeta, oppure nell'Oceano Atlantico. Me ne ho incuriosito molto, solo che da grande ho altri progetti. Tiziana Bagnato per la CNews 24.